Netta affermazione della Triestina su un Cesena incompleto. Già nei primi minuti di gioco la squadra alla bardata potrebbe andare in vantaggio con De Falco, che prima colpisce la traversa e subito dopo l'esterno della rete. Il Cesena si rende pericoloso soltanto una volta con Perrotti in seguito a calcio di punizione. Il primo gol alla bardata scaturisce in chiusura del primo tempo su autogol di Pancheri su centro di Iachini. Nella ripresa sale in cattedra Romano in forma strepitosa, che porge in corridoio per De Falco, anticipato. Irrompe ancora Romano, ma con poca fortuna. Ancora Romano in bella evidenza, che invita alla conclusione Scaglia, il cui pallonetto finisce di poco fuori. La Triestina insiste ancora, prima con Dal Pra, palla non trattenuta dal portiere, e poi con Scaglia, che manca il bersaglio da pochi passi. Il raddoppio dopo la mezz'ora, girata di testa di Cerone e correzione pure di testa di Di Giovanni. 2-0 e finale con invasione pacifica del pubblico giovane.